Un tempo che oggi non c'è più, custodito nei ricordi e negli occhi di quelli che sono da considerarsi a tutti gli effetti patrimonio di storia e cultura, i nonni, bene prezioso di affetto, ma soprattutto templari di perle di saggezza di cui una società in frenetico movimento necessita. A pensare al loro fondamentale ruolo, un progetto organizzato dall'associazione di volontariato AGE Vetrana Onlus, attraverso il quale i nonni sono stati intervistati dai propri nipoti su usi e costumi di un tempo che ormai è un lontano ricordo. Nonni raccontati. Contateci una storia, il tema degli elaborati, sia artistici che letterari, realizzati nelle scorse settimane dagli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Morleo di Avetrana, coinvolti nell'omonimo progetto dei loro docenti. Iniziamo a costruire il filo della pace attraverso la cultura e rompere le barriere che ostacolano il rendere possibile tutto questo. Lo facciamo attraverso questa giornata dei nonni, per i nonni, con i ragazzi, affinché arrivi in ogni famiglia il valore indicibile che si crea tra le giovani generazioni e gli anziani. Ospite d'onore l'ambasciatrice della Sciarpa della Pace, la presidente senior Italia Calabria, Maria Brunella Stancato, che ha presentato la Sciarpa della Pace. Il progetto che mi porta qui ha il titolo Sul filo della cultura per non perdere la memoria, la sciarpa della pace. Mille mani di anziani calabresi che frequentano i centri di aggregazione per la terza età hanno realizzato un manufatto. Questo manufatto è fatto di lana riciclata ed è stato cucito insieme da tante persone. Abbiamo realizzato la sciarpa della pace che sfila nei territori, nei comuni, in quei borghi, in quei luoghi, in quelle città dove le persone la accolgono e la vogliono.